Buongiorno a tutti, oggi inauguriamo un nuovo servizio che come gruppo consigliare Obiettivo Comune vogliamo offrire ai nostri lettori, cioè quello di inserire dei filmati sul web, sul nostro blog, per offrire uno strumento in più e comunicare il più possibile in maniera più efficace quelle che sono le nostre attività come gruppo consigliare. Cominciamo con un argomento importante che è quello del bilancio di previsione che verrà discusso venerdì prossimo in Consiglio Comunale a Casciano. Voi sapete che la legge consente ai gruppi consigliari di presentare degli emendamenti al bilancio e noi, in un'ottica di collaborazione e di partecipazione, abbiamo presentato 5 emendamenti che proponiamo alla maggioranza perché li valuti e eventualmente, noi ci auguriamo, li possa recepire nel loro bilancio. Sono emendamenti vari che, forti anche della nostra esperienza, ci sembra che possano andare a toccare quella che è la realtà dei cittadini. E ve li annuncio brevemente e mi vorrei soffermare su un paio che sono quelli più importanti. Allora, sono un emendamento volto a chiedere che i lavori previsti per l'ampliamento del cimitero siano anticipati al 2010, non al 2012. Un altro emendamento che è stato pensato perché possano essere concesse delle sale, una sala almeno 3 volte all'anno gratuitamente ai gruppi consigliari per organizzare attività culturali di varia natura. Comunque di interesse pubblico. Un ulteriore emendamento che chiede che vengano ridotte le somme stanziate per le spese di rappresentanza, riportandolo allo stanziamento originario, e che venga ridimensionato lo stanziamento nuovo introdotto per spese di comunicazione, destinandole ai contributi alle associazioni che necessitano comunque di un contributo maggiore e che è stato fortemente ridotto in questo bilancio rispetto allo storico. I due emendamenti che secondo noi sono più importanti e quelli più interessanti da discutere riguardano sostanzialmente la previsione nel bilancio di previsione dell'acquisto di telecamere per la videosorveglianza, cosa che noi non ci vede contraria a priori, finanziato con un mutuo per 90.000 euro. Ovviamente non ci dicono a cosa servono, non ci dicono per cosa sono previste. Noi comunque chiediamo che questo stanziamento di 90.000 euro, previsto con mutuo, venga destinato alla realizzazione di parcheggi, che noi riteniamo essere più importante. Le telecamere si possono acquistare, magari frazionando l'intervento, utilizzando l'avanzo d'amministrazione, che è l'indicazione che noi abbiamo dato. Un ulteriore emendamento chiede che si ripensi alla decisione presa di assumere una segretaria sostanzialmente all'ufficio tecnico e destinare quello stanziamento per l'assunzione di un operatore ecologico. Quelli che frequentano il paese si rendono conto che la situazione di scarsa manutenzione non è dovuta solo alla mancanza di fondi o alla cronica carenza di fondi, ma anche alla mancanza di personale che possa operare sul territorio. Ecco, noi crediamo che questi siano, di aver offerto un contributo importante in un'ottica sempre di discussione e di dialogo. Vi daremo conto di cosa succederà nel Consiglio Comunale e vi invito sempre a seguirci sul nostro blog. Casciago Notizie, grazie.